Partiamo subito con le cose di oggi. Il mio cappellino nuovo. Molto bello, guarda. Allora, veniamo a noi. Sono uscito, guarda, alle 7:15, ma perché praticamente c'era da aggiustare un sito di WordPress, no? Perché WordPress, a differenza di si incasina facilmente, no? A differenza di Expression si incasina facilmente, perché praticamente uno va a installare 6 miliardi di plugin, tanto sono gratis. Expression Engine sono tutti a pagamento. No, ce ne sono molti anche Expression, però poi la semplicità di inserire plugin in WordPress è fantastica, no? Infatti ultimamente stavo un po' vacillando, dicevo quasi quasi imparo a usare meglio WordPress così, perché proprio ci sono delle cose che semplicissime, tipo installare i plugin, anche fare l'update, no? Se non succede niente, che si incasina e non hai fatto i backup. A parte il fatto che puoi installare un plugin che ti fa il backup, però invece Expression, anche solo tipo il WYSIWYG, no? L'editor dove inserisci il post, già quello di default ne è uno sminchiolatissimo. Io dico, ma siamo nel 2013, ancora un editor così sminchiolato? Che l'ultima volta ho provato a usarlo, perché altrimenti lo devi comprare, costa $10, no? Allora, come non è, ho provato a usarlo e c'era un problema, non lo so, non mi ricordo che problema. Alla fine ho comprato il modulo a $10, no? Quindi WordPress spesso, però hai l'abilità che, vabbè, poi ovviamente, cioè WordPress è praticamente tutto un plugin, no? Ah, devo fare questo, e c'è il plugin, devo fare questo. Infatti basta, adesso volendo, adesso se faccio io, volendo si può installare il plugin che non permetti, a parte, non permetti alla persona in carica di installare un cavolo. A parte il fatto che se gli dai l'admin, quello da editor, forse ne già non può fare il plugin. Però in questo caso comunque il sito era già stato fatto da altri. Comunque fatto sta che c'era sta merda di plugin che rindirizzava, no? Che io già l'avevo notato in un altro sito web. Praticamente in sto sito web molte pagine, andavi sulla pagina che andava benissimo un giorno prima, faceva un loop, no? Nell'URL vedi proprio che loop. E lì ho detto deve essere sicuramente un redirect, no? Ma non riuscivo a trovarlo. Alla fine, dopo spattaccato un'ora, alla fine ho capito, era il plugin diretto. Allora l'ho messo a posto così. Il problema è che avevo spatacato anche i nomi delle pagine, non riuscivo più a rimettere la pagina che inizialmente, che era sitoweb.com/blog, no? Perché non sapevo che c'era la funzione in WordPress del cestino, no? Io pensavo quando spedisci nel cestino le cose si cancellano, invece no, vanno proprio nel cestino. Allora nel cestino avevo tutte le pagine che avevo spatacato. Allora dopo dopo la fine ho capito. Poi veniamo a noi. Questa settimana, allora, questa settimana era il 4 luglio, no? Il 4 luglio come sappiamo è tutta una festa americana molto bella. Di solito anche lì dove abito chiudono la strada, fanno i fuochetti, fanno la festa, fanno la torta, no? Però quest'anno si vede che si sono rotti le palle, non hanno fatto niente. Cioè due o tre anni fa chiuso la strada, poi sono arrivati i vigili del fuoco come attrazione, no? Perché togli tutto un americano ma non togli i vigili del fuoco, che erano già così abbastanza venerati prima dell'11 settembre. Dopo sono gli eroi. Comunque, come non è,
quest'anno non hanno fatto proprio niente. Ma si vede che si sono rotti. A me sinceramente non è che piaceva tanto, eh. Infatti io andavo